conclusa con grande entusiasmo da parte di tutti, sia chi relazionava, il pubblico, la presentazione del libro di Fausto Bertinotti. Allora, senatrice Binetti, il suo è stato un intervento che ha posto l'accento su tanti passaggi del libro. In particolare io personalmente ho colto un passaggio importante, che è quello relativo alla presenza nel libro di Fausto Bertinotti della citazione di due figure fondamentali, Gesù e San Paolo. Lei in particolare si è soffermata su San Paolo in un passaggio molto bello, dove ha posto l'attenzione della fede e del fare. L'una senza l'altra sono due elementi complementari. È vero? Ho colto nel segno? Senz'altro sono due elementi complementari. Peraltro a me ha colpito successivamente nella replica del presidente Bertinotti, quando ha detto che non c'è politica senza fede, e questo dimostra ancora una volta come il cinismo con cui a volte ci si avvicina alla politica mossi soltanto da interessi, diciamo, di parte, non permette di costruire quella prospettiva di l'ancoraggio di cui noi abbiamo tutti bisogno per fare della buona politica. San Paolo concretamente dice che la fede senza le opere è morta e le opere senza le fede sono sterili. Certamente per noi si tratta di tradurre questo messaggio forte, per cui da una parte c'è bisogno di un atteggiamento concreto, quello che molti partiti oggi chiamano l'attenzione agli aspetti applicativi di un programma che è stato magari semplicemente annunciato in campagna elettorale. C'è bisogno di provvedimenti concreti, c'è bisogno di misure pratiche, ma c'è anche bisogno di restituire alla politica un grande respiro, il grande sogno, che è quello nel quale è possibile incontrarsi quando si parla della centralità della persona umana. Mi dica ancora una cosa, senatrice Binetti, la nuova meta tanto citata da Bertinotti in questo libro può essere veramente il dialogo, questo ponte citato anche dall'avvocato Sotira, e come si può individuare questa meta? Allora, la meta può essere il dialogo, ma il dialogo più che la meta è il mezzo. La meta deve essere la possibilità, attraverso il dialogo, di permettere a tutti gli uomini, così come recita l'articolo 3 della nostra Costituzione, il pieno sviluppo delle loro capacità, in una logica però che non è la logica dei diritti individuali, che non è la logica autoreferenziale della formazione di sé, ma che è la logica della condivisione di un progetto. Quindi il dialogo deve approdare a quella che è una visione condivisa, ma una operatività anche condivisa, è quello che noi da sempre chiamiamo il bene comune. Grazie, senatrice.